secco. Io sono Fra Paolo Maria e sono un cappuccino italiano. Chiedo subito perdono se l'italiano uscirà un po' meglio portoghesato. Fin da quando sono giovane ho sempre avuto il desiderio di, non il desiderio, la chiamata, veramente la chiamata di Dio di dare la vita ai più poveri. E sempre avuto il desiderio di andare in missione, dare la vita per i, come ripeto, per i più abbandonati. Ho conosciuto i cappuccini, sono innamorato della vita dei cappuccini e la prima volta che mi hanno indicato la missione è stata in Amazzonia, quindi dopo vari anni di sofferenza perché non potevo partire, finalmente mi hanno dato l'obbedienza per venire qui in Amazzonia e la mia grande gioia è quando mi hanno detto che sarei venuto a Belen del Sole Mois tra gli indigeni, tra gli indios Sikuna. Quando avevo 18 anni per loro di improvviso ho cambiato vita e ho lasciato la fidanzata, ho lasciato lo sport, ho lasciato tutte le mie attività di giovane normale diciottenne e mi hanno preso veramente per pazzo. E il mio papà e i miei fratelli mi hanno... mio fratello è arrivato a minacciarmi di rompermi la gamba se fossi partito per il convento. Beh, adesso forse credo che sono contenti, a volte anche se non me lo direbbero mai sono anche un po' orgogliosi. Mia mamma forse se lo aspettava, è lei che mi ha educato alla fede, mio papà è ateo, quindi è stato molto duro per lui. Mia mamma invece mi ha educato alla fede, per lei è stato è difficile, però la mamma accetta tutto molto più facile. Il nostro meglio, noi possiamo superare e vencere tutti i problemi che abbiamo nella nostra comunità. Da quando sono venuto qui ho avuto una sensazione di sentirmi in casa. Io capisco che è difficile da comprendere, ma io credo che questo sia un segno di vocazione. Io mi sento veramente creato per stare in questi posti. Quando sono qui mi sento a casa. Non vai dar vazamento. E a palha è come un revestimento nel senso mais. Quando sono arrivato all'inizio, come un po' nel mio stile, grande entusiasmo, è grandissimo, proprio da saltare dalla gioia. E anche l'accoglienza della gente è stata molto bella. Dopo qualche mese ho cominciato a sperimentare molte difficoltà, molte. Dovute alla lingua, che voi non vuoi, il portoghese è molto facile, ma il Sikuna è quasi impossibile. E allora si sente un po' questa solitudine a volte. Le difficoltà materiali sono le minori, il fatto di essere senza telefono, senza luce, senza acqua la maggior parte delle volte, e sentirsi un po' isolati dal mondo, ma la difficoltà maggiore non è questa, la difficoltà di comunicarsi, questa è la difficoltà veramente più grande. Queridos irmãos e irmãs, boa noite a todos. Ainda uma vez, são todos convidados aqui na Casa de Deus, na nossa igreja de São Francisco. E la difficoltà di cultura, ma soprattutto la che io mi porto dietro la mentalità italiana del tutto fare e fare bene e veloce, che non è compatibile con la cultura della Amazzonia e dell'India, non si può fare tutto veloce. È un'altra realtà.
vivendo sul Limoese, io a volte quando mi chiedono in questo periodo com'è Belen, io rispondo così, parlo di parrocchia, ma è villaggio, è la parrocchia più abbandonata del Brasile, e questo senza alcun dubbio, per me è la più abbandonata del Brasile, non solo perché per 17 anni è stata senza parroco, ma perché veramente la cultura indigena è, sembra, nonostante se ne parli molto, è molto abbandonata, qui non c'è nessuna struttura per la gioventù, per i bambini, l'educazione è pessima perché partecipando delle lezioni, molte volte seduto insieme ai bambini, vedo il livello dei professori che è terribile, terribile. Io sono straniero e mi rendo conto che parlano malissimo portoghese. E mancanza di speranze, di prospettive, soprattutto per i giovani, che porta delle conseguenze molto, molto dure, il fatto che c'è moltissima violenza, alcol, suicidi, e tutto questo perché manca una prospettiva per il futuro. Il suicidio è una realtà che negli ultimi 10 anni più o meno sta aumentando, tuttora, anche l'altro ieri sono tre giovani adolescenti che hanno tentato di inforcarsi, non so come si dice, di impiccarsi. E dare una spiegazione più o meno precisa è difficile, ma quando ne parliamo insieme con la gente, le motivazioni che danno sono, le principali sono tre. Prima, stregoni. Feticcio di qualche stregone per vendette personali, e quindi si arriva al feticcio e non c'è medico che tenga, non può risolvere il problema. Altro è le giovani che vengono ripresi dai genitori perché hanno fatto qualcosa di sbagliato, oppure hanno ricevuto un brutto voto a scuola e non sono abituati a essere corretti, e quindi sono, da questo punto di vista sono adolescenti molto fragili, e quindi arrivano al punto di non sopportare la correzione e quindi arrivano anche al suicidio. Terzo motivo è l'alcolismo. L'alcolismo, quando perdono la testa in modo incredibile, arrivano anche a questo. Quello che sta nascendo adesso, tipo questo centro sportivo che stiamo facendo per i giovani, è qualcosa che sta nascendo con il desiderio degli indigeni. Io sto tentando iniziare uno stile che forse è sempre stato così, ma che siano veramente loro i protagonisti della loro storia, se sono un fratello che cammina insieme. Quindi i progetti da qui quest'anno non lo so, e da qui un anno ne parleremo. Io credo che il Signore, quando chiama qualcuno per una missione, gli dà delle qualità minime, e una di queste qualità minime è un po' di pazzia e capacità di affrontare, di avere uno spirito di avventura, che se no non ce la faresti. Qui io credo, ne sono convinto, la tentazione di scappare c'è tante volte, devi avere uno spirito avventuriero, se no però cambi strada. E io credo che noi cappuccini siamo stati fatti per questo, per stare in questi posti dove una delle risposte più belle che ho sentito dire dai nostri frati è che in queste terre sono venuti molti missionari, ma gli unici che sono rimasti sono i cappuccini, e io credo che noi siamo stati fatti proprio per questo, per andare nei posti di frontiera dove tanti altri magari sono anche passati ma non hanno resistito. Io credo che il Signore ci ha dotato di uno spirito di adattamento, forse anche un po' di coraggio, un po' di pazzia che ci permette di rimanere in questi posti. I missionari hanno veramente bisogno di sentire l'appoggio anche di chi sta lontano. Io credo di sentire che la preghiera è importante. Se chi sta dall'altra parte del mondo prega per i missionari, lo faccia di cuore, perché molte volte se ci sentiamo soli e abbiamo bisogno veramente della grazia di Dio. Quindi l'appoggio con la preghiera che viene dall'altra parte del mondo è necessario. Quindi chiedo di pregare per tutti i missionari.